Era, sono senza se questo è solo un piccolo test che ho avuto in mente di fare per provare un paio di registrazioni di nuovo tipo. Di certo non qualcosa che mi rimetterà in attività comunque, attualmente mi sono trovato degli impegni. Dunque, questo è un Vatar Supervision. È quello che possiamo definire un tentativo di creare un rivale per il Game Boy della Nintendo. Il gioco che è all'interno è molto particolare, si tratta di Balloon Fight. Vorrei specificare che questi giochi non sono esattamente licenziati, cioè in un certo senso con autorizzazioni necessarie. Ma come potete vedere dal riflesso dello schermo vedete me. Ehi là, salve. Io volevo fare questo tipo di registrazione già da tempo, però il punto è che volevo utilizzare una sorta di uscita video. Questa console permette di creare un'uscita video con un accessorio che si può comprare separatamente, che costa dalle 400 euro in su e che la cosa è un po' proibitiva. Del resto il Supervision lo si può trovare un po' ovunque, è una console particolarmente economica e viene in più versioni. Due specialmente, questa con lo schermo grande, una che sembra più un Game Boy. Ci sono più versioni comunque con vari tipi di colori e fra i tasti, quindi in genere se proprio volete collezionarli potete trovarne di diversi, chi ha più valore, chi ha meno valore, questa è quella che è arrivata in Italia. Poi ci sono quelle tedesche che hanno una colorazione diversa, quelli australiani che hanno un'altra colorazione, ecc. Ma passiamo al gioco. Quello che volevo testare soprattutto era con questa fotocamera che razza di registrazione poteva mai uscire. Credo pessima perché lo schermo è già bruttissimo da sé e non ho alcun tipo di illuminazione aggiuntiva al momento messa qui, quindi buona fortuna. Noto già da qui che è pessimo, si riesce a vedere appena. Comunque lo schermo del Watara non è che di suo era granché comunque. Immagino che anche cercare di vederlo in un certo modo. Sentite che musichetta? Di certo non si sente molto perché il volume non è tanto alto, non voglio disturbare chi è in questi appartamenti. Comunque, Balloon Fight. Di certo non si vede un cavolo. Nemmeno io riesco a vedere niente. Ci servirebbe molta più luce. Non ho portato nulla con me qui. Chi sono io comunque? Su questo schermo non si nota niente. Notate che comunque c'è questo piccolo trucchetto che è possibile fare con i tasti. Visto che si può utilizzare sia A che B, basta mettersi a premere come dei pazzi qui. È soltanto che non riesco a capire chi sono su questo schermo. Oh, ecco, credo di avermi notato, sono in alto a destra. Vorrei notare comunque i pulsanti di questo Watara non sono granché, si attaccano. Può darsi che sia colpa della console di fabbrica o anche no. Ho due Watara con me, uno è parecchio usato, preso da una cantina e con la ruggine. Uno che è nuovo di fabbrica, questo qua. Una fortuna averlo trovato, allo stesso modo comunque non tanto, visto la fama della console. Ho vinto la partita. Sì, comunque per questa console credo che sia necessario tipo una fonte di luce aggiuntiva. Poco ma sicuro. Non so nemmeno se si sente la mia voce perché il microfono è di fronte alla fotocamera. Può darsi che non mi sentite affatto. Ah, oh, comunque per chi ogni tanto mi viene a guardare o chi viene, chi se ne va, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento sono impossibilitato da fare altre run in altri tipi di videogiochi. Avevo un certo interesse, ma ho avuto vari impegni, l'economia è quella che è. Di certo non ho il tempo di occuparmi di queste cose. Dov'è che sono di nuovo? Oh, sono in alto, di nuovo in alto a destra. Beh, fissiamo lo schermo invece di fissare la fotocamera, magari mi aiuterà di più. Gli stage sono simili alla versione per NES,
Penso che Balloon Fight è uscito anche su Game Boy, quindi c'è scelta per questo gioco ormai, quindi Guatara non è che stava esattamente dando qualcosa di esclusivo. I giochi esclusivi per questa console sono rari e sono spesso copie di altri giochi. Non ricordo se esiste qualche esclusiva, tipo. Forse potrei provare a cambiare gioco se riesco a mettere una luce aggiuntiva qui dietro, ma quello che volevo fare era testare semplicemente come va questa posizione di registrazione, cioè io dietro la fotocamera con uno schermo appoggiato qui vicino. Di certo potrei tentare una cosa. Adesso vediamo insieme, eh. Sono tornato, stavolta per sperimentare con un altro tipo di console portatile. Questo qui è un GB Boy Color. È un Game Boy o un GB Boy? Se si chiamerebbe GB Boy, dovrei chiamarlo Game Boy Boy. Sarebbe strana come cosa. Questo è un Game Boy clone, per così dire. Un clone molto particolare, però. Attualmente ha dei giochi montati all'interno, ma è anche compatibile con i giochi per Game Boy Color normali. E notate anche questa piccola magia del bootleg. Ha lo schermo retroilluminato. Qualcosa che al Game Boy, sia Color che quello normale, a meno che non compravate Liked, che è uscito solo in Giappone, era impossibile. Dovevate avere un accessorio particolare o farvelo modificare. Questo qui ce l'ha di fabbrica. E da come potete notare i giochi sono piuttosto beh, quello che si trova si trova. Si vede molto meglio quando è retroilluminato lo schermo. Se la cava molto bene, i tasti rispondono per quello che possono rispondere. Non ho provato se funziona con tutti i giochi per Game Boy Color o normali, non ne ho a disposizione. Piuttosto ho un Watara con dei giochi. E che dice parecchio della mia collezione retro gaming. Noto comunque con piacere che questo sistemino di registrazione funziona abbastanza bene se lo schermo almeno è visibile. Non sono mai stato un campione a Pac-Man, poco ma sicuro. Ma per il momento mi sto divertendo giusto un pochino. Vediamo con un altro gioco. Ah, comunque è importante anche spegnere e riaccendere il Game Boy aspettando un pochino, altrimenti si dimentica che bisogna selezionare un altro gioco. Rimane in memoria l'altro. Utile comunque. Vediamo cos'altro abbiamo. Ah sì, almeno ha il Super Mario. Ve lo ricordate? Mario per Game Boy, con la sua musica particolare, con i suoi power-up particolari. Alcuni power-up in questo gioco sono differenti dalla versione per Nintendo normale. Di certo ne sarete a conoscenza, comunque questo gioco è abbastanza famoso. Forse magari per certi versi non famoso quanto quello per il classico Nintendo 8-bit, 16-bit, dipende, prendete pure il vostro favorito. Molti ancora stanno discutendo se è migliore Super Mario 3 o Super Mario eccetera eccetera eccetera. Molti stanno aspettando ancora Odyssey per lo Switch. Affascinante console comunque. Anche se per il momento la sua libreria non è esattamente vasta, ma diamogli tempo di crescere. Sto cercando di ottenere comunque la pianta. Il Fire Flower, per così dire, per mostrarvi almeno una delle differenze più, diciamo, evidenti di questo gioco. Ma vabbè, non è così importante in fondo, quello che sto facendo è solo un test. Giusto il tempo di gettarmi di sotto come un coglione e spegnere la console e magari salutarci per il momento. Era solo per vedere se questo sistema è funzionale. È funzionale se magari ho una luce dietro di me, cosa che non ho al momento. Beh, ragazzi,
sono ancora vivo comunque, ci salutiamo, eh. Arrivederci, ciao ciao.